va ora in onda Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei. Amici di Radio Science Network, buonasera, benvenuti a questo quindicinale, sono le 18:31 in studio Massimo Bonella. Ecco, innanzitutto prima di partire vi do una comunicazione informativa, praticamente sulla nostra testata pianetaoggitv.net a taglio primissimo. Ecco, potete trovare una indicazione per poter seguire tutte le dirette su Radio Science TV. Ecco, TV sta non per Treviso, anche se questa emittente trasmette da Treviso, ma per televisione, perché Radio Science è anche televisione internet. Dunque, detto questo, allora noi dovremmo essere in collegamento con Venezia, più precisamente da Martellago. Ci dovrebbe essere Luciano De Bei, che saluto. Buonasera Luciano. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, di cosa ci parlerai questa sera? Diciamo che è la continuità di quello che abbiamo parlato la volta precedente. Oggi è la quarta serata e quindi vado a continuare quanto, ripeto, ho accennato la volta precedente. La volta precedente abbiamo parlato della mente. E abbiamo detto sostanzialmente, io cerco di usare tra l'altro pochi termini sanscriti, ma a volte è necessario perché ci sono dei termini in cui non si possono trovare delle traduzioni, tipo per esempio il karma, infinite sfaccettature, tanto per dare un'idea. Comunque la mente, che noi intendiamo per mente, abbiamo detto che, giusto per ricordare, perché poi adesso la riprenderemo, abbiamo una parte che è collegata ai sensi e che la chiamiamo manas, in sanscrito gli indiani la chiamano manas, quella parte razionale, empirica, analitica, che è collegata appunto ai sensi. Poi abbiamo una parte cosiddetta invece più propriamente mentale, la citta, in cui si elaborano le norme, le forme, i nomi, le idee, ed è associato quindi alla memoria e all'inconscio. E poi abbiamo la parte buddhica, quella dell'intelletto superiore, quella intuitiva, che è di riflesso collegata con la, chiamiamola, scintilla divina, quello che è in noi la parte spirituale. Il tutto quindi poi, se lo uniamo alla parte del falso ego che andiamo a creare con la nostra personalità, che si chiama Ahamkara, il tutto verrà chiamato Antankarana. Ecco, la mente nel suo complesso la chiamano Antankarana. Giusto per dare qualche termine, ripeto, cercherò di usarne il meno possibile. Comunque, ho accennato brevissimamente a cos'è la tecnica dello Yoga Sutra di Patanjali. Perché ho citato questo? Ce ne sono tantissime altre strade e percorsi per arrivare a quello che poi arriva anche lo Yoga di Sutra di Patanjali. Ma ho preferito prendere per il momento questo. È suddiviso in 8 gradini, 8 fasi cosiddette, no? Che, ripeto, li richiamo rapidissimamente, ma poi torneremo un po' di più a capirne meglio i loro aspetti. Abbiamo detto che il primo si chiama Yama, che sono le relazioni che io ho con l'esterno. È chiaro che quando io andrò a fare un percorso di questo tipo, che è un percorso strettamente scientifico, attenzione, di religione, non c'è nulla qui in questo senso di quello che noi tradizionalmente concepiamo come religione, anche se poi perveremo alla nostra vera spiritualità. Detto questo, ripeto, quindi noi abbiamo intanto un comportamento verso l'esterno, che potremmo assimilarlo, se vogliamo, con i 10 comandamenti di Mosè, delle tavole di Mosè. Perché ci mette in condizione di avere un rapporto corretto con il mondo esterno, quindi la non violenza, l'onestà, la sincerità, tutte cose e aspetti, chiamiamoli, virtuosi, ecco, no? È chiaro che se io devo
percorrere una strada che mi porta alla mia spiritualità più profonda, non posso tenere le porte chiuse, devo aprirle il più possibile, quindi io non posso avere dei vizi o altre cose che mi impediscono il processo. Poi abbiamo Niyama, che è la parte più personale, cioè possiamo chiamarla la parte della ricerca dell'austerità, della disciplina, della purificazione, dello studio proprio del nostro sé. Poi invece abbiamo l'attenzione, la poniamo verso il corpo, che si chiama le asana, poi chi ha fatto un po' di yoga sa le posizioni yoga, cioè le asana, quindi il corpo, se vogliamo chiamarlo così. Poi abbiamo la parte invece più sottile, il pranayama, che è legato al corpo energetico. Poi abbiamo il pratyahara, che non è altro che la ritenzione, come un po' per capirci la tartaruga quando ritira le proprie membra, e abbiamo la ritenzione dei sensi, dei cinque sensi, che vanno in qualche modo a inibire il manas. Il manas, abbiamo detto prima, è la parte della mente che è collegata ai sensi. Quindi io devo inibire, inibendo i sensi, ritirando i sensi, inibisco quella parte di mente che normalmente, ripeto, mi permette di colloquiare con l'esterno. Poi abbiamo il dharana, la concentrazione, quindi a questo punto vado sempre più in profondità. Mi concentro su un qualcosa, diciamo un punto per il momento. Se questa concentrazione prolunga nel tempo, sfocia in meditazione. Meditazione che sarà con seme, diciamo, o senza seme, poi vedremo meglio qua. Seme vuol dire con soggetto, con un oggetto che, su cui devo meditare, che potrebbe essere anche una figura chiaramente di una divinità o altro, o senza seme. Questo mi permette di arrivare all'ultimo gradino, che si chiama Samadhi, che vuol dire sostanzialmente che c'è completa assenza di qualsiasi modificazione mentale. Quindi la mente non interferisce più. È come, tanto per capirci, una superficie di un lago che è mossa dal vento, che ci sono delle increspature, delle onde, e quindi il riflesso del sole e della luna avrà mille scintillii, appunto, su ogni cresta, oppure viceversa ho perfettamente la superficie piatta, in cui il sole e la luna si riflettono in modo integro e unitario. Ecco, il samadhi è proprio questa posizione della mente in cui la coscienza riposa in se stessa. E nel momento in cui io riposo in me stesso, cioè la coscienza di cui io sono, va bene, e quindi riposo in me stesso, mi ritrovo, e questa è una condizione molto importante, in cui il soggetto, che sono io, l'oggetto che di solito io e la mente mi propone, va bene, e la conoscenza si fondono in tutt'uno. Questa è la condizione di Samadhi, ma ripeto, torneremo poi un attimo con calma. Ecco, scusa Luciano, prego. Scusa Luciano, sono Massimo qui dallo studio. Ecco, c'è una domanda, una considerazione, non so neanche io come dire, da uno che ci ha scritto un messaggio sulla chat alle 18.39, Anon 84-86, e allora dice: pur rispettando il pensiero orientale, qui siamo in Occidente, quindi è bene parlare del pensiero occidentale. Ecco, a te. Allora, prego. Certo, ti ringrazio dell'osservazione. Allora, queste precauzioni eccessive intanto rientrano in una mente estremamente provinciale e settoriale. Per carità, ognuno fa il proprio percorso che vuole. Se evidentemente lui ritiene di arrivare alla stessa conoscenza con altri percorsi, va benissimo. Non sono qui a dire che è sbagliato. E io, dopo decenni che spazio nella conoscenza sia occidentale che orientale, noi occidentali purtroppo non siamo arrivati alle vette che sono arrivati agli orientali. Quindi non faccio questione di campanilismo, io sto parlando di conoscenza. Quindi se poi uno non è disposto ad ascoltare questa conoscenza, per carità, no, non ho assolutamente nessuna remora. Comunque, io voglio arrivare al punto più importante, che è questo. Allora, attraverso questa auto-osservazione, che è importantissima, io devo capire, va bene, il movimento della mente.
Se vi ricordate, e lo ricordo, abbiamo detto che la nostra essenza è ricoperta da 5 corpi, dai più sottili al più grossolano. Il più grossolano è il corpo fisico, abbiamo detto. Poi c'è il corpo energetico, poi abbiamo il mentale, il causale e il corpo di beatitudine. Allora, nel momento in cui io osservo il corpo, per esempio, evidentemente io sono il soggetto, il corpo in questo caso è l'oggetto. E potrebbe essere la mente che osserva il corpo. Così come quando la mente può osservare anche il corpo energetico, sento la percezione di caldo, di freddo, di stimolo, eccetera. Ma nel momento in cui vado a osservare la mente, non è più la mente che osserva se stessa, perché non è in grado, deve essere un organo superiore. Quindi vuol dire che la consapevolezza della coscienza è riposta nel corpo causale. Solo attraverso questa condizione io posso vedere la mente. Quindi quando io vedo i miei pensieri in meditazione, e questo è il punto importante, vedo il pensiero che nasce e che poi scompare, è come un po' se arrivasse il filo bus o il bus, sono a una fermata del bus. Io potrei aspettare il bus che mi interessa, come potrei prendere quello che arriva, qualsiasi che arriva in quel momento. Quindi nel momento in cui arriva il pensiero, io posso dargli energia, seguirlo, come no. Purtroppo, vedete, qui è il punto, che la persona comune non è in grado di vedere il pensiero che arriva, ma ne percepisce l'effetto, cioè ne percepisce il sentimento, l'emozione prima e poi il sentimento. Mi fermo davanti a una vetrina, o sono per strada e vedo qualcosa, oppure c'è tra altri esempi, quello che percepisco è l'emozione, che mi fa nascere subito un sentimento, e da questo sentimento vado ad attingere alla memoria determinati ricordi, di cui scaturisce dall'inconscio una reazione. Quindi io quello che muoverò, che sarò mosso, non sono io che decido, ma sostanzialmente tutto il sistema psichico di cui io sono, ne ho costruito la struttura. È la mia personalità che agisce in questo momento, non sono proprio veramente io. Quindi non posso dire che sono io perché ancora non mi conosco. Nel momento in cui potrò riconoscermi cosa sono, e quindi quando saremo arrivati a quella forma di Samadhi che dicevo prima, allora potrò dire questo pensiero non mi appartiene e quindi lo lascio andare. Quindi quando sarò in grado di vedere il pensiero, lo vedrò prima che questo pensiero scaturisca in me un'emozione. Il pensiero è un po' come un fotogramma, se vogliamo. Io quando vedo un film lo vedo in continuità, ma in realtà è un susseguirsi di fotogrammi. Quindi io devo avere la capacità e quella velocità di coscienza tale, quindi abituarmi a questo tipo di analisi, in cui io vedo il pensiero e posso decidere se accettarlo o meno. Ma poi vedrò anche un'altra cosa importante, e qui è il punto, che tra un pensiero e un altro c'è uno spazio vuoto. Non c'è nulla. Ecco qui il punto. Il punto è che io devo mettermi nella condizione di inserirmi in questo spazio vuoto e allargarlo il più possibile. Inizialmente è infinitamente piccolo, ma con l'allenamento, con l'esercizio, con la metodicità, e qui torniamo al discorso del metodo che si diceva prima, e con la meditazione, io riesco ad aprire questo spazio. E nel momento in cui mi trovo in questo spazio, mi trovo nella mia propria vera natura, essenza di coscienza pura. Allora posso in qualche modo riuscire a controllare la mente. Questo vuol dire che io mi trovo sostanzialmente come coscienza in uno stato continuativo nel corpo causale, quello più prossimo alla beatitudine. Quando io riuscirò a neutralizzare la mente, perché sono in grado di poterlo fare, e la mente non mi attrae più, non attrae come forza di energia, naturalmente mi riverso nel corpo di beatitudine.
È la mia natura questa, è la natura dell'uomo questa, è qui il punto. Il mondo, la parte esterna, attraverso i sensi, quindi il corpo fisico e energetico, è talmente sollecitata la coscienza che fa vibrare la mente come un mare mosso in tempesta. Ecco perché nascono poi le crisi mentali, nascono gli stress, nascono e non si sa più dove sbattere la testa. Non abbiamo la capacità di controllare la nostra mente, cioè i nostri pensieri. In sostanza, se noi andiamo bene a analizzare chi siamo noi, qui è il punto. Oggi come oggi noi possiamo dire che siamo solo un flusso di pensieri che ci arrivano senza un nostro controllo e se ne vanno e ci trascinano senza un nostro controllo. Mi sovviene molto bella quella parte che ha letto e studiato nella Divina Commedia, quando Dante incontra i due amanti, no? In questo momento mi sfuggono i nomi, ma perdonate, ma e sono trascinati da un vento impetuoso dell'amore chiaramente passionale, no? E loro affermano e dicono che questo loro amore non lo possono controllare, sono trascinati continuamente all'infinito nella loro condizione di condanna. E quindi questo aspetto è molto importante, che bisogna capire. Noi prima di tutto dobbiamo capire che non siamo questo corpo, ma siamo qualcos'altro, siamo l'osservatore e il testimone di ciò che avviene in questo corpo e nella nostra personalità. La nostra personalità l'hanno costruita sostanzialmente sin da quando eravamo bambini, chiaramente gli adulti che abbiamo avuto come insegnanti, e ce la stiamo costruendo noi attraverso i rapporti che abbiamo col mondo esterno. Se voi analizzate, continuamente noi stiamo cambiando maschere attimo dopo attimo, quando incontriamo il capo magari al lavoro, quando incontriamo l'amico, quando incontriamo la persona che ci è antipatica. Questo cambiamento continuo noi non ce ne rendiamo conto, ma è un lavorio della mente continuo che ci impone un certo comportamento. Noi non siamo in grado di controllare questo comportamento. È qui che allora dobbiamo abituarci attraverso la meditazione, perché se noi, la vita in sé per sé è una continua meditazione, se vogliamo metterla in questi termini. Se noi conoscessimo veramente la nostra natura, un Buddha, tanto per fare un riferimento, che è un liberato, non, anche se lui meditava nel periodo delle piogge eccetera, perché certamente doveva in qualche modo anche lui passare il suo tempo, e quando non era con i suoi discepoli ed era da solo, lui entrava in uno stato naturale di meditazione. Ma noi abbiamo bisogno della meditazione in questo momento, perché noi, come un po' quando si va all'elementario o all'asilo, si cominciano prima di scrivere, io mi ricordo quando ero piccolo si facevano le aste, noi dobbiamo abituare ad analizzare la mente con la massima tranquillità. Noi non potremo mai capire la mente quando siamo fuori all'aperto, in contatto con il mondo esterno. Noi dovremo cominciare a capire la mente quando avremo uno stato di tranquillità, e solamente attraverso la meditazione potremo raggiungere inizialmente questo stato. Non c'è alternativa. D'altra parte, questo osservatore, questo testimone, che noi non ci rendiamo conto di esserlo, lo siamo nello stato di veglia, cioè quando operiamo siamo svegli, ma siamo presenti anche nello stato di sogno, ma anche nello stato di sonno profondo. C'è sempre qualcuno che osserva tutto questo evento, sia lo stato di veglia che di sogno. Solo che nella condizione di sogno chiaramente è la mente a operare senza il corpo e i sensi esterni, anche se sono in una condizione di ricettività. Però chi in quel momento percepisce il sogno? Chi sperimenta lo stato di sofferenza, di dolore o di piacere del sogno?
o chi percepisce il sonno profondo che dice: io ho dormito senza sonno, ma ho dormito bene. C'è sempre un testimone comunque, e questo testimone, gli orientali, ecco che per cui io chiamo e chiamo in caso gli orientali, perché qui in Occidente non conoscono questi aspetti. C'è un quarto stato di coscienza perfettamente consapevole che va oltre questi tre stati, e noi dobbiamo, possibilmente, dico noi, nella misura in cui una volta chiarite le idee dovremo operare e lavorare in questa direzione, dobbiamo possedere quel quarto stato. Nel momento in cui entreremo a contatto e potremo dire: sono nella condizione di comprendere che sono in questo quarto stato, ho trovato la liberazione. Tra il dire e il fare, per carità, capiamoci, io sto adesso andando molto anche veloce perché vedo che il tempo sta scorrendo rapidissimamente e io devo dirvi anche quello che mi sento di dire, anche se vado un po' a ruota libera, perché le nostre chiacchierate sono chiacchierate molto amichevoli, non hanno pretese di andare oltre. Ma giusto per capire, quindi, tra l'uomo materialista e l'uomo spirituale c'è questa differenza che uno, se lo vedete fuori entrambi per strada, non potrete accorgervi se non dal loro comportamento. E cioè l'uomo materialista, torno a ripetere, è schiavo dei suoi pensieri, i quali pensieri, attraverso la memoria e l'inconscio, vogliono appagarsi di ciò che sono. E quindi ecco che c'è la ricerca del piacere, dello svago a tutti i costi. Un uomo materialista difficilmente starà a casa da solo a non far nulla, a meditare, per dire. Cioè, l'uomo materialista ha bisogno sempre di fare qualcosa, ha bisogno di occupare la mente. L'uomo spirituale, invece, è completamente l'opposto, è libero di per sé. Lui starebbe in uno stato di contemplazione anche tutta la vita, si fa per dire. Se agisce è perché ovviamente ha dei compiti, dei doveri che magari la vita lo richiama da assolvere, quindi non so, avrà una famiglia, avrà eccetera. Ecco che allora lui farà queste cose con estrema disponibilità e lo stretto necessario. Non va in cerca di altro se non quello che strettamente serve alla vita e per sé. La differenza è che il materialista sarà sempre insoddisfatto, lo spiritualista sarà sempre soddisfatto. È appagato lo spiritualista, quindi vive la sua condizione materiale, anche la sofferenza, perché non è detto che non la provi, ma la prova in uno stato e una condizione molto diversa. La prossima volta avremo occasione di parlare anche della sofferenza che non abbiamo toccato. La sofferenza, abbiamo già fatto cenno le volte precedenti, nascono da due condizioni prevalentemente, no? Dalla natura, attraverso le forme di ignoranza, di passione e di virtù, abbiamo detto, queste sono le tre condizioni che la natura ci pone in uno stato d'essere: tamas, rajas e sattva. Tamas, l'ignoranza. No, l'uomo tende all'ignoranza, così come l'ordine tende al caos. L'empatia, no? Che si diceva nelle forme dell'universo, l'universo sappiamo che poi l'ordine tende inevitabilmente a una forma di caos. E viceversa, la virtù invece tende a ricreare l'ordine, cioè a riproporsi come ordine, quindi tende a creare in sé un equilibrio che, come si diceva, no? L'uomo è formato di corpo, psiche e spirito. Quando non c'è equilibrio c'è caos. Oggi c'è caos perché noi lavoriamo sulla psiche e sul corpo, abbiamo trascurato, quasi dimenticato lo spirito. E invece è lo spirito che ha agio, che controlla la psiche e il corpo, e deve porsi in uno stato di equilibrio in questi tre elementi. Quando c'è equilibrio abbiamo la virtù, quando c'è squilibrio abbiamo l'ignoranza e la passione. E la passione, ovviamente, che è, come dire, caratteristica peculiare dell'uomo, deve essere controllata, un po' come un giovane irruento: se non ha l'educazione giusta, questa sua energia andrà sicuramente verso un disordine, il caos. Ecco perché c'è bisogno di un certo ordine
è una autodisciplina soprattutto, perché se viene imposta in modo autoritario è sempre sbagliata. Se invece una persona lo capisce e si autoimpone, allora è la migliore soluzione che una persona può trovarsi ad avere e a vivere in una condizione di equilibrio. E quindi di minor molto sofferenza, perché sì, dimenticavo, quindi la sofferenza, oltre che la natura, è poi l'uomo che la crea. Attraverso che cosa? Attraverso il potere, come dire, un potere non equilibrato, un potere illogico, irrazionale, sbagliato, e trasmette questo potere in un pubblico di persone che ovviamente dovranno subire questa, come violenza, questa sofferenza. E poi la sofferenza ce la facciamo anche noi stessi, in modo incosciente, ovviamente. Una persona che va oltre i propri limiti e non conosce i propri limiti crea sofferenza. La vita scorre, l'età cambia, e se un uomo come la mia età, che mi ritrovo, volessi fare quello che facevo a 20 anni, sarei uno sciocco, sarei uno stupido. Devo ovviamente conoscere i miei limiti, quindi la sofferenza ce la creiamo anche noi. Non so se il tempo è quasi terminato. No, Luciano, puoi andare avanti anche fino alle 19.05 tranquillamente. Ah, benissimo, benissimo, grazie. Bene, allora capiamoci un attimo, vediamo un attimo di capire meglio allora il processo di questa meditazione, perché l'amico di prima mi diceva stiamo nell'orientale, ma teniamo presente che i padri del deserto, attenzione, benché avessero fossero cristiani, quindi avessero come divinità il Cristo, eccetera, no? E come punto di riferimento la Bibbia, ma io ritengo che sono i primi psicologi veramente della conoscenza della mente umana, perché effettivamente i padri del deserto avevano cominciato a capire il gioco della mente, solo che non erano andati oltre la conoscenza come in Oriente, perché in Oriente c'è una tradizione millenaria che va, i padri del deserto li abbiamo chiaramente nei primi secoli dell'era volgare, ma terzo, quarto secolo, eccetera. Ma lo yoga risale a qualche millennio prima di Cristo, attenzione, quindi stiamo parlando di conoscenze tramandate da civiltà e da culture, gli stessi Veda sono stati tramandati da altre civiltà, e quindi prima di rinunciare e rifiutare qualcosa, io direi cerchiamo di capire e di conoscere, dopo potremo fare delle scelte, ma non è più un rifiuto, è una scelta. Noi invece siamo portati a rifiutare ciò che non conosciamo. L'altro giorno ero con un amico, siamo andati a prendere un caffè in un bar, e questo amico dice, no, questo perché ho chiesto un caffè al ginseng, che a me tutto sommato ne bevo 2 alla settimana, ma insomma a me piace. E, no, non mi piace, ma l'hai assaggiato? No, non l'ho assaggiato. Allora, perché dici che non mi piace se non assaggi? Ma... E noi siamo fatti così, noi diciamo spessissime volte non voglio fare quella cosa perché mi è antipatica, ma non lo so perché, per esperienza lo faccio, per istinto. Ecco, io credo che questo approccio è sbagliato, dovremmo cambiarlo, e questo vale anche per le persone. A volte ci avvicina una persona, è antipatica perché magari a livello eterico abbiamo percepito delle vibrazioni, ma hai parlato con questa persona, hai cominciato a scavare, magari potresti avere ragione, come no. Quindi questi pregiudizi che ci accompagnano momento per momento sono le prime cose che ci limitano e ci creano delle difficoltà per noi con l'approccio col mondo che abbiamo, e quindi crea sofferenza. Volevo solo mettere in cantiere magari quello che potremmo parlare per la prossima volta, e vediamo, perché sì, io vado sempre così un po' a sensazione, quindi potremmo, se a voi ascoltatori vi fa piacere chiaramente,
potremmo approfondire meglio un po' il concetto di cos'è la meditazione e come farla. Ripeto, ci sono tantissime forme di meditazione e tutte valide nella misura in cui uno decide di scegliere un determinato percorso. Io propongo questa, potremmo anche poi magari parlarne di qualcun altro, tipo quella che ha presentato il Buddha a suo tempo, che è per me altrettanto valida perché tocca aspetti sempre profondi dell'essere umano. Quindi parleremo della meditazione e magari un po' come farla, e poi ognuno di voi se riterrà opportuno. Chiaramente questi argomenti che io tratto sono molto in superficie, perché non so quanti di voi vorranno approfondire l'argomento, se lo approfondiranno. Se lo vorranno approfondire troveranno molto materiale sia in una libreria qualunque che anche in internet stessa. Nel caso, se volesse proprio eventualmente pormi qualche domanda, io ho anche una pagina in Facebook, e quindi potrà anche eventualmente pormi qualche domanda. Detto questo, passo la parola all'amico Bonella, Massimo Bonella, e alla regia. Per questa sera credo di aver terminato. Un abbraccio e a un sentirci tra 15 giorni. Grazie dunque a Luciano De Bei per queste spiegazioni, per queste riflessioni. Ecco, molto esauriente come sempre. Vi ricordo, amici ascoltatori, che dalla prossima trasmissione, cioè vale a dire appunto tra 15 giorni, Luciano, ecco, non sarà più accompagnato dal sottoscritto, quindi lui aprirà la trasmissione e subito approfondirà il suo argomento. Sarà un ciclo di trasmissione che durerà per tutto l'arco invernale e primaverile, almeno fino a maggio-giugno, e dopodiché vediamo anche di riorganizzare un altro ciclo ancora. Ecco, sempre sono argomenti interessanti, in modo particolare in questi tempi, cioè oggi abbiamo bisogno proprio di queste informazioni, perché stiamo perdendo la bussola, stiamo maltrattando un po' tutto l'ambiente, stiamo maltrattando il pianeta, ma stiamo maltrattando anche noi stessi praticamente, perché per un dio denaro ci trascuriamo, si fa tutto in funzione del denaro, non c'è niente che si faccia anche semplicemente perché ci piace, ma siccome non ci si guadagna niente, si preferisce non farlo perché non ci si guadagna niente. Invece sarebbe bello fare delle cose anche se non si guadagna nulla. Ecco, invece non va così, non va bene. Quindi questi discorsi riflessivi di Luciano De Bei vengono in un momento che il momento giustissimo, che veramente ha bisogno, ecco, di questi approfondimenti. Alle 19.03 direi di concludere qui questa diretta di Radio Science Network. Saluto naturalmente tutti gli ascoltatori anche delle emittenti collegati, perché come sapete quando andiamo con queste dirette tutte le web, diciamo così, le web radio di taglio locale si collegano e quindi andiamo a reti unificati. Questo è il progetto di Radio Science, voluto dal nostro editore, direttore editoriale, che è Rosario Moreno, che saluto e restituisco la linea per la sigla di chiusura. Ci sentiamo domani sera. Buonasera a tutti. Avete ascoltato una puntata di Dove vai uomo? Riflessioni a cura di Luciano De Bei.